È finita in tragedia la vicenda di Simone Allegretti, il bimbo di 4 anni di Maceratola di Foligno, scomparso da casa domenica pomeriggio. Il suo corpicino senza vita è stato trovato in una scarpata, in un bosco poco sopra Scopoli, una mezz'ora buona di macchina da casa sua. Il corpo completamente nudo presentava numerose ecchimosi, localizzate soprattutto sul collo, e una vasta ferita alla bocca. Poco distante i vestiti, camicia rossa, pantaloni beige e gli slip, gli stessi abiti che indossava al momento della scomparsa. Il piccolo Simone, con ogni probabilità, è stato gettato giù dalla strada dal suo assassino, che ha lasciato sul posto solo una traccia, una strisciata di pneumatici. La scoperta è stata fatta da una guardia forestale, Sergio Fiorucci. Il bambino l'ho trovato, l'abbiamo trovato qui con la faccia all'ingiù, con i piedi indietro e con le braccia sempre indietro così, ecco, e basta, è nudo, ecco. Non so. Aveva gli occhi chiusi? Stava a testa all'ingiù. Quando è stato girato non ci stavo più. A che ora l'avete trovato preciso? Circa le 14.45, ecco. Più o meno, adesso minuto più o minuto meno, non è che abbiamo guardato l'orologio. Ecco. Le ricerche si erano concentrate nella zona dalla prima mattinata di oggi. Ad indirizzarle una segnalazione anonima al commissariato di zona e soprattutto un biglietto trovato in una cabina telefonica di Foligno. Da allora uomini della forestale, carabinieri e polizia hanno iniziato a setacciare i boschi tra Scopoli e Casale, lungo la strada che porta all'abbazia di Sassovivo. Gli inquirenti sono estremamente prudenti, ma appare evidente che il piccolo Simone è rimasto vittima della follia assassina di un bruto. Sentiamo il sostituto procuratore Fausto Cardella ed il dirigente della squadra mobile della Questura di Perugia, Alberto Speroni. Senta, dottor Cardella, però da oggi pomeriggio facevate controlli mirati in zone come questa, perché? Sulla base di quale segnalazione? Non le posso dire nulla. C'era una segnalazione precisa o no? Non le posso dire nulla. Senta, è vero che c'erano degli abiti che corrispondono a quelli del bambino lì vicino al cadavere? Supponiamo di sì, guardi, supponiamo di sì, supponiamo di sì. A una prima analisi, c'erano segni di violenza su quel corpicino? Ho detto non le posso dire nulla, guardi, non le posso dire nulla. Sarà fatta l'autopsia, saranno fatte tutte le indagini, dopodiché vedremo. Per il momento qualunque cosa sarebbe prematura. Dice di sangue dappertutto. Sì, sì, sì. Sì, 18. E anche in altre parti del corpo? No, no. Altre parti, solo sul viso? No, ma è difficile anche per il medico legale, adesso bisogna vedere lì. L'autopsia. Ha violenza, non si sa, non si sa, non si sa, perché ripeto, l'autopsia bisogna aspettare. Senta, l'ipotesi circa come sia arrivato quassù, da questa strada o dall'altra? O da qua o da di là, che ne sappiamo, o da qua.